In un mondo dove sembriamo sempre più impegnati di giorno in giorno, la produttività è qualcosa nella mente di molti. Ma al posto di scaricare l'app più aggiornata che ci permette di gestire al meglio il nostro tempo, o ancor peggio, costringere noi stessi a restare di più al lavoro per ore e ore, come possiamo sfruttare la scienza per potenziare le nostre menti? Esiste un metodo scientifico per essere più produttivi? La prima cosa con cui dobbiamo fare i conti è che la nostra forza di volontà non è sufficiente. E infatti alcuni studi affermano che non è infinita e può esaurirsi completamente, fenomeno noto come deplezione dell'io. Per cui anziché convincere se stessi a provarci semplicemente, bisognerebbe seguire un approccio più metodico. Il primo passo, iniziare a far qualcosa, è il più grande ostacolo della produttività. È abbastanza ovvio e lo dimostrano gli studi. Prima di cominciare a far qualcosa, il nostro cervello ne considera le parti più difficili, anziché fare una simulazione reale di ciò che andremo a fare, concentrandoci su piccoli compiti probabilmente poco rilevanti. Ma per fortuna esiste il cosiddetto effetto Zeigarnik, che spinge gli esseri umani a portare a termine un'attività già iniziata. L'effetto Zeigarnik mette in evidenza il disagio e i pensieri invasivi che proviamo quando non portiamo a termine qualcosa. Per cui inizia a produrre. Ora! E per gestire al meglio il nostro tempo, incredibilmente, se osserviamo alcuni tra i più noti musicisti al mondo, scopriamo che non necessariamente si esercitano di più, piuttosto lo fanno in modo più consapevole. Questo perché passano molto più tempo sulle parti più difficili e concentrano le loro energie in piccole sessioni. Anziché distribuire i loro sforzi nell'arco della giornata, hanno intensi periodi di lavoro seguiti da pause, non affidandosi alla forza di volontà, ma a un'abitudine e una regolare programmazione delle attività. Gli studi hanno anche scoperto che i violinisti più famosi al mondo seguono generalmente un regime di lavoro di 90 minuti con una pausa di 15-20 minuti. Invece di cercare di mantenere le energie durante l'intera giornata, scomporre il tutto in sessioni scandite da pause pianificate risulta più efficace. Ma com'è possibile seguire questa routine con un certo rigore? La componente chiave è darsi una scadenza. Annotalo, segnalo nel tuo calendario e avrai molte più probabilità di completare il tuo compito. In aggiunta dovresti utilizzare un qualcosa chiamato grafico di responsabilità che documenta i tuoi progressi. In una colonna dovresti indicare l'intervallo di tempo e nell'altra le attività che hai compiuto in questo periodo. Un po' simile a ciò che fa chi segue una dieta e documenta la propria assunzione di cibo. Annotare i progressi ti permette di avere una valutazione realistica del tuo lavoro, piuttosto che supporre in modo impreciso ciò che hai fatto. Inoltre, tenere traccia dei tuoi progressi ti aiuterà a evitare del lavoro inutile. E come ultima cosa, dovresti smettere di fare il multitasking, perché, beh, può sembrare che tu stia facendo di più, ma gli studi dimostrano che chi segue più attività nello stesso momento è molto meno produttivo. Cerca invece di stilare una lista di ciò che vorresti fare domani. In questo modo cercherai di portare a termine le attività una ad una, evitando di eseguire più mansioni contemporaneamente. E già che ci sei, dividi le cose da fare tra grandi e piccole, e il tuo cervello le troverà meno scoraggianti e renderà l'inizio meno traumatico. Con un obiettivo chiaro e un piano d'azione in mente, i livelli di produttività potranno raggiungere livelli più alti. Vuoi essere più motivato o capire come sconfiggere la pigrizia? Guarda il video consigliato e iscriviti per non perderti i prossimi episodi di Scienziati Subito!